stamattina, nella mia testa, mentre aspetto il tram 3, ci sei tu che mi dici: vivi tutto nella tua testa. Lo dici bene, proprio con la tua voce, e mi viene da ridere. Poi l'ombra del tram, nel sole del mattino, si sovrappone a quella delle foglie dei platani di Corso Regina, e ci salgo sul tram, tra la gente con le grosse borse che va a Porta Palazzo. Forse è fuori dalla mia testa, ma come esserne certo? Stare attento a quello che faccio mi ruba sogno e sguardo, cioè vita. Non dico che non sia necessario, dico che è alto il prezzo da pagare. Sul lungo fiume i cinofori, qualche bianco pensionato, i corridori sgargianti, i ciclisti ronzanti, io che lento, straniero, cammino. Sul tronco mozzo di un albero abbattuto, erbe prendono vita, creando una bizzarra forma vegetale. L'albero morto di questo non sa nulla. Nulla sanno di questo i nuovi steli germogliati per caso sul ceppo. Moriranno d'autunno, forse prima, se passerà una falce comunale. E io che osservo so meno di loro. In via Rimini porta una vecchia un borsone a rotelle ancora vuoto. Va al mercato in corso Chieti. Forse anch'io comprerò della frutta. Non posso stare sempre a lato a guardare. Sull'alto lungo fiume c'è un sentiero umido e stretto. Dentro un fiore azzurro fa colazione un insettino verde. Due cinofori si incrociano. I cani, mentre i guinzagli li tirano via, compongono in guaiti lamentosi il poema dell'impedito amore. In Lungodora Voghera, angolo Corso Cadore, un'agenzia di investigazioni offre in vetrina investigazioni accurate per scoprire l'infedeltà del coniuge e indagini patrimoniali per scoprire quanto potrai spillare al coniuge infedele. Che tristezza assoluta! Eppure tutto questo è accettato, è normale. Io, se entrassi a domandare indagini per sapere lei che vestito ha messo stamattina e se sorride e quanto e come sta, sarei guardato come un criminale. Al capolinea del 77 giocano a palle tre ragazzi. Dicono: le ragazze sono al cancello ma non possono uscire. Andiamo al cancello, poi escono. Casa mia è libera. Penso a Romeo e Giulietta, oscuri conventi di orribili suore. Ma è solamente un uscire fra poco dal cortile di una scuola. E per fortuna c'è una casa libera. A San Maurizio, credo Canavese, ho preso un treno a caso. Minaccia pioggia il cielo. Arabi e romeni alla stazione parlano di cose di lavoro e di famiglia. Gli alberi accucciati attendono il rovescio, silenziosi. 10. Alla fermata dell'aeroporto, un viaggiatore con radi capelli, con una giacca grigia come acciaio, carica in treno una valigia a quadri e se la tiene stretta fra le gambe. Passano orti e poi ortensie e campi e recinti con reti lacerate e boscaglie e viadotti al finestrino. Io ne compilo l'inutile elenco incompleto, seduto sul sedile di stoffa decorata con triangoli azzurri, rossi, arancio, neri, blu. Via Cecchi, vista dalla stazione Dora, oltre l'immensa rotonda di cespugli e di erbe incolte di piazza Valdissera, dove più non ricordo cosa c'era prima che tutto fosse raso al suolo, è una via nuova, edificata oggi. Torno a casa col bus 52. Non ho comprato nemmeno la frutta. Non sono andato da nessuna parte. Nella quiete stanza, riparato dagli oh e dai va che non mi fanno vivere, io finisco di scrivere. Tu torni nella testa e mi ripeti
le cose che già so. Però mi va che tu sia lì. Mi piace la tua voce.